E finalmente siamo tornati su WhatsApp Economy con alcune novità. Infatti si sono aggiunte due nuove mascotte oltre a Nando, che come sappiamo è qui da un po' di tempo. Abbiamo Olindo e Rosa, quel bel humor che ci piace. E l'hanno scelto i miei follower su Instagram. Tra l'altro su YouTube siamo in 5000 e su Instagram siamo 380, Seguitemi su Instagram, ragazzi, che io voglio diventare famoso, voglio vendere prodotti dimagranti su Instagram, voglio vendere Fitvia. Io voglio diventare un influencer vero. Forza, seguitemi. Comunque, bando alle ciance, oggi di cosa parliamo? Parliamo di economia, più precisamente cosa si studia all'università di economia. Me l'avete chiesto in tanti, soprattutto giovanissimi tra i 16 e i 18 anni che volevano andare a frequentare l'università in economia e mi chiedevano un po' di informazioni. Lo so, fare questo video i primi di giugno è un po' tardino, anche se io ho scelto di fare economia in università tra aprile e maggio del quinto anno di liceo, quindi se magari siete ancora in tempo, magari vi dà anche una mano per i ragazzi del quarto superiore a decidere cosa fare l'anno successivo. E gli altri, mi dispiace, ma sono arrivato in ritardo. E finalmente andiamo a rispondere a un po' di domande, un po' di quesiti, un po' di curiosità sul mondo dell'economia in università. Farò in una prima parte dove vedremo un po' come si studia l'economia in università e in una seconda parte dove vi consiglio alcuni libri per iniziare ad approcciare l'economia per uno studio accademico, ok? Iniziamo. Ah, e prima di iniziare, molti mi hanno chiesto cosa mi consigli, cosa devo fare. Io non vi dirò nulla, non voglio avere vite sprecate sulla mia coscienza o futuri magari andati anche male. Io vi dirò semplicemente cosa vi aspetterà se andrete a scegliere la facoltà di economia. Non voglio avere responsabilità, sta a voi decidere. In economia si studia poco, richiede poco impegno? Beh, questo dipende tutto da voi. Se un concetto vi richiede 10 ore per impararlo e assimilarlo, 10 ore ci dovete mettere. E questo vale anche per ingegneria, medicina o qualsiasi altra facoltà che voi andrete a frequentare. Io mi ritengo abbastanza fortunato da essermi appassionato a questa materia, quindi i concetti o anche determinati argomenti li apprendevo anche con una certa scioltezza. E questo mi permetteva anche di fare attività extracurricolari che mi richiedevano anche abbastanza tempo, come ad esempio il football americano, il rugby o altre attività. E quindi diciamo che, per racchiudere in una frase, la mia carriera universitaria è minimo sforzo per il massimo risultato. Però ovviamente vi consiglio sempre di studiare e di non sottovalutare nessuna materia e nessuna facoltà che andrete a frequentare. Dipende tutto da voi e dal vostro studio, e dalla qualità del vostro studio. Su questo punto, ragazzi, ci tengo, perché io ho visto tanti ragazzi prendersi delle bastonate assurde su esami di matematica, di statistica o di tutte altre materie riguardanti l'economia, ma che richiedono delle basi decenti di matematica. Ragazzi, se pensate di prendere economia al posto di ingegneria perché pensate che su economia si studia meno matematica, questa cosa è vera, ma non fino in fondo. Di avere delle solide basi di matematica di quinto anno del liceo, quindi niente di impossibile, però almeno quelle le dovete avere, quindi studi di funzione, derivate, derivate seconde, eccetera eccetera. Ragazzi, veramente ve lo dico con il cuore, se avete intenzione di iscrivervi a economia è fondamentale, perché ci sono almeno 3 o 4 esami che hanno come base la matematica, tra cui appunto l'esame di matematica che tratta tutti i temi del quarto e quinto anno di liceo e poi altri esami che richiedono delle competenze di matematica. Quindi non potete scappare da lì. Quindi mi raccomando, con la matematica, perché veramente ho visto tanti ragazzi scontrarsi contro questa cosa e avere estreme difficoltà a superarla. Quando qualcuno mi chiede cosa studio, io ovviamente gli rispondo economia, però soprattutto gli anziani rispondono con: ah, quindi economia e commercio, ragioniere, contabile, sempre con questa idea che andando a studiare economia si diventa dei ragionieri oppure si va a lavorare in qualche studio commercialista. Bene, dovete sapere che il mio cringe in quei momenti sale a 1000, perché economia non è solo ragioneria o diventare commercialisti, per fortuna anzi direi. Infatti la facoltà di economia si può dividere in 5 grandi materie, e cioè scienze economiche, finanza, marketing, economia aziendale o ragioneria e infine management. Ogni settore è abbastanza specifico e ha pochi punti in comune l'uno con l'altro, e a sua volta all'interno di ogni settore ci sono tanti rami con cui ci si può specializzare. Facendo un parallelismo con la medicina, come un dottore può essere un cardiologo, uno pneumologo o un dermatologo, anche in economia ci può essere l'esperto in scienze economiche, in storia economica, che è un ramo delle scienze economiche, un esperto in finanza, ramo assicurazioni, ramo banche, eccetera eccetera. Quindi il mondo è estremamente vasto.
vasto. E quindi voi vi chiederete, e allora io cosa dovrei scegliere? Per fortuna vostra, i primi 2 anni della triennale in economia sono abbastanza simili l'uni con gli altri, quindi avrete tutto il tempo per decidere quale sarà la vostra strada migliore per il futuro. Quindi non fatevi troppi problemi per scegliere un corso rispetto all'altro, se l'università ve lo consente, e in genere ve lo consente, al primo o il secondo anno si può tranquillamente cambiare corso e quindi passare da scienza economica a finanza o marketing o management. Vi do solo un'infarinatura generale su tutti i rami dell'economia, poi starà a voi andare a approfondire e a scegliere quello che più vi piace. Per quanto riguarda scienze economiche, dove io mi sono laureato, si vanno a studiare tutti i modelli o le teorie dove vanno a studiare tutte le interazioni tra gli agenti, la crescita degli stati, eccetera eccetera. Si tratta di materie molto interessanti, tra cui fanno parte ad esempio macroeconomia, microeconomia, storia economica, economia del lavoro e tante altre materie. Si deve avere una buona base di matematica e statistica soprattutto, ed è interessante, a me piace un sacco, mi ci sono appassionato. E direi che si vede, visto che siamo qui a parlare di economia e in particolare di scienza economica. Poi passiamo alla finanza. Finanza, altro settore interessante che io non amo particolarmente, però è molto interessante anche questo. Si va dallo studiare il funzionamento delle banche private, banche centrali, la moneta, le assicurazioni, il campo assicurativo, eccetera eccetera. Anche qui si devono avere buone basi di matematica e anche di statistica. E niente, poi vi lascio a voi approfondire, vi sto dando solo un'infarinatura generale. Passiamo poi al marketing. Marketing è un po' tutti conosciamo, si va a parlare di brand, di identità di un'azienda, si va a parlare di commercializzazione di un prodotto, eccetera eccetera. Anche questo campo non amo particolarmente, però ci sono tanti appassionati che fanno un ottimo lavoro. Passiamo a management, che è il ramo dove mi sto specializzando nella laurea magistrale. È un ramo che amo molto anche questo, anche se è un poco meno rispetto alle scienze economiche, e anche qui è molto interessante. Si possono avere delle basi un po' meno solide di statistica o di matematica, però qui spiccano soprattutto le qualità di problem solving, di strategia, di scelte decisionali, di coinvolgere il team. È tutto un altro ambito molto interessante e che vi consiglio, se volete, di approfondire. Una cosa interessante di questo ramo insieme a quello del marketing è quello di poter sperimentare con le vostre mani tutto quello che state andando a studiare, quindi ad esempio andare a far parte di un'associazione sportiva e quindi andare a far parte del consiglio di direttivo, andare in un'azienda e lavorarci. Insomma, potete sporcarvi fin dall'inizio le vostre mani con questa materia e cercare di acquisire più skill possibili da poi sfruttare all'interno del mercato del lavoro. E alla fine passiamo al ramo di economia aziendale e ragioneria, quindi tutti quegli aspetti di contabilità aziendale, di bilanci, eccetera eccetera. Ramo che io odio con tutto me stesso, non riesco a sopportarlo, non riesco a digerirlo e... veramente, se dovete fare qualcosa, fate tutto tranne che ragioneria. Vi prego, vi prego. In un corso di laurea di economia non si studia solo economia. Infatti, oltre alla matematica che abbiamo visto, si studia anche statistica, ma si studia anche diritto. Quindi ci saranno i classici esami di diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale. Io ho fatto anche diritto del lavoro. Insomma, bisogna studiare, mettersi sulla sedia e studiare. Io ad esempio ho fatto liceo scientifico e non ho mai letto una parola di diritto, mi sono dovuto mettere lì a studiare tutte le norme, codice civile accanto, e studiare, studiare, studiare. Ci sarà da studiare anche storia, soprattutto se prendete il campo delle scienze economiche. Insomma, le materie sono estremamente ampie e soprattutto bisogna, secondo me, essere abbastanza aperti mentalmente, perché appunto se andrete a studiare un caso di un'azienda che produce auto, vi dovete mettere lì a studiarvi anche come si produce un'auto. Io ad esempio mi sono dovuto studiare tutta la storia delle automobili, di come vengono costruite e tutto il resto. Insomma, gli argomenti sono veramente ampi. Qui si entra un po' in un campo minato e io do la mia personalissima opinione. Tra università pubblica e privata, secondo me, c'è poca differenza, perché i concetti sono quelli, i libri sono più o meno gli stessi e diciamo che sta soprattutto a voi mettere il sedere sulla sedia e studiare. La differenza più grande è che probabilmente l'università privata forse è un minimo più organizzata e forse ha un po' più di contatti con l'esterno, quindi con aziende esterne. Però dipende anche da caso a caso. Io non ho mai avuto contatti con una università privata, ho sempre frequentato università pubbliche, ho fatto dei corsi in università private e ho avuto questa impressione. Se qualcuno ha un'opinione diversa e magari ha anche un'esperienza che ha vissuto diversa e che è in contrasto con la mia opinione, lo può scrivere tranquillamente tra i commenti. Anche qui campo minato e do la mia personalissima opinione. Ovviamente
un po' tutte le statistiche ci dicono che le università del nord sono migliori rispetto a quelle del sud, e nel campo economico ne ho sentito bene parlare soprattutto della Bocconi, ovviamente, della Cattolica e dell'Università di Trento. Io, come forse sapete, non ho frequentato nessuna di queste università, bensì ho frequentato l'Università di Ferrara e adesso l'Università di Torino, che reputo comunque due università buone. Io mi sono trovato bene, e come dicevo prima, tra università pubblica e università privata la maggior parte del lavoro dipende da voi, l'80% del lavoro dipeso da voi. Una delle sfighe peggiori che forse potrete incontrare sarà quella di un ateneo poco organizzato a livello amministrativo, oppure incontrare dei professori poco motivati o che non spiegano bene o che non vi fanno appassionare a determinate materie. E qui vorrei aprire una piccola parentesi: i professori sono fondamentali per farvi appassionare alle materie, perché dalla passione genera tutto un flusso che vi fa studiare meglio e anche ottenere risultati migliori. Quindi cercate di appassionarvi alla materia prima che studiarla e apprendere i concetti come degli asini che ripetono a memoria. Le possibilità di lavoro sono ampie, ovviamente non saranno mai così tante come ad esempio una facoltà come medicina o ingegneria, in particolare ingegneria informatica o quelle ingegnerie a più alto valore aggiunto di tecnologia, però nell'ambito dell'economia comunque ancora tira benissimo, e diciamo che non è una scelta sbagliata prendere quella strada lì, quindi tutti i campi economici. Qualcuno ad esempio mi ha chiesto: è meglio scienze politiche o economia? Anche qui non vi dirò mai prendete questo o quell'altro, dipende tutto da voi, dalle vostre attitudini, dai vostri interessi, dai vostri sogni. Però se la vostra scelta dipende semplicemente da chi mi dà più speranza di trovare lavoro in futuro, ovviamente io vi direi economia, dà molte più probabilità di trovare un lavoro rispetto a scienze politiche. Però, ripeto, sta soprattutto a voi essere i migliori in quel campo, perché se siete i migliori in quel campo state sicuri che uno sbocco lo troverete sicuramente. Finita la ramanzina da buon padre di famiglia, andiamo ai consigli per gli acquisti. Vi consiglierò alcuni libri se volete iniziare ad approcciarvi all'economia, o comunque se siete intenzionati ad frequentare questo corso e quindi volete magari iniziare prima delle lezioni a, diciamo, vedere che aria tira e magari anticiparvi anche qualche lezione, perché non fa mai male. Partiamo dalla base, cioè da una persona che non ha la minima idea se fare economia o meno all'università e quindi deve ancora decidere, deve ancora un po' schiarirsi le idee. Il mio libro che consiglio è questo. Il libro dell'economia, che in realtà il mio è della psicologia perché sono malato, però vi linko qui in basso, in descrizione trovate tutti i link di tutti i libri, e ci esiste anche il libro dell'economia come il libro del business. Qui troverete per sommi capi un po' tutti i concetti, soprattutto delle scienze economiche per il libro dell'economia, e per il business troverete soprattutto concetti del management o del marketing. È un libro fatto abbastanza bene, ovviamente non è così dettagliato da preparare un esame di economia, però diciamo che dà un grande sguardo su tutta la materia e potrebbe essere d'aiuto a quelli che non hanno la minima idea di cosa si studia all'università. Un altro libro molto interessante che io ho usato per preparare anche un esame, che dà anche qui un grande sguardo su tutti gli economisti più famosi all'interno della storia economica, Galbraith, che è un famoso storico economico, Storia dell'economia, è un libro molto scorrevole e anche abbastanza dettagliato, ed è molto interessante anche qui per avere un quadro generale della situazione di tutti gli economisti più importanti, vedere cosa dicono e di cosa trattano e magari appassionarsi al ramo delle scienze economiche. Questi erano un po' di libri per avere uno sguardo generale sul mondo dell'economia. Purtroppo non ne conosco tanti, visto che ho studiato solo sui libri accademici, quindi non vi posso essere molto utile, so solo questi. Da qui in avanti invece vedremo degli libri un po' più tecnici per chi magari vuole saperne un po' di più di economia e vuole approfondire l'argomento, oppure vuole anticipare qualche lezione, qualche esame quest'estate prima di iniziare effettivamente il corso di economia che andrà a frequentare. Uno dei primi esami con cui avrete a che fare è questo, macroeconomia. Il libro è un classicone dei corsi di economia fatto da Blanchard, Minghi e Giavazzi. E niente, sono un libro di 700 pagine, bisogna studiarlo quasi tutto. È il capostipite, è uno degli esami classici di un corso di economia, lo affronterete in qualsiasi corso di economia, quindi mi raccomando, studiatelo, che è importante. Su questo libro vorrei anche soffermarmi un attimo, perché molte persone mi hanno detto: ah, questo qui studia sui libri liberisti o sui libri dei poteri forti, non ha mai sentito parlare di Keynes, questo e quell'altro. Beh, mi dispiace dirvelo, ma questo parte proprio da una struttura
è prettamente keynesiana. Infatti tra le prime pagine studierete un modello che è prettamente keynesiano, che però nell'ambito accademico viene definito un modello idraulico, perché se io aumento il valore di una variabile, a sua volta modifico anche il valore di un'altra variabile. Tutto molto istantaneo e ipersemplicistico, che non considera un sacco di altre variabili e che è estremamente lontano dalla realtà economica. Però è curioso sapere che molti politici si sono fermati a questo modello che è presentato nelle prime 100 pagine su 700 presenti in questo libro. Purtroppo. E quindi no, non studiamo da libri liberisti o da libri dei poteri forti, partiamo proprio da teorie economiche keynesiane. Però poi peccato che poi il libro dura 700 pagine e appunto non si ferma ai primi 3-4 capitoli, e quindi vediamo che Keynes non è la soluzione a tutti i mali. Molto interessante, io l'ho amato e ogni tanto me lo leggo quando sono triste, mi dà felicità. Un secondo libro che consiglio, soprattutto se venite dal liceo, è quello di diritto privato. Anche questo è uno dei classiconi dei corsi di economia, e quindi magari una lettura quest'estate del libro di diritto privato vi farà solo bene per affrontare al meglio poi l'esame e tutte le lezioni che dovrete affrontare. Non vi voglio dare troppi compiti per casa, quindi vi lascio gli ultimi due libri, uno sul marketing e uno sul management. Vi lascio tutto, link in descrizione, non ho a portata di mano, però dai, diciamo che ne avete abbastanza da visionare. Se volete comprare tramite i link, dove se comprate da questi link mi date una mano, mi supportate, perché ho l'affiliazione con Amazon, quindi se comprate da questi link io rubo una percentuale di ricavi dal buon Jeff Bezos. E vi lascio anche qualche libro di matematica di quarto e quinto superiore. Se avete qualche lacuna, mi raccomando, studiatela, perché è importante anche in economia la matematica, Mi raccomando, non mi fate arrabbiare. E niente, spero che questo video sia stato utile, che io vi abbia dato alcuni consigli, che vi abbia dato alcune soluzioni, alcuni dilemmi che avevate. Se avete altre domande scrivetemele, che magari faccio una collezione delle domande più interessanti e faccio un altro video sempre su questo tema. In bocca al lupo se prenderete la facoltà di economia. Mi raccomando, studiate, date il meglio di voi stessi, perché dipende tutto da voi. Alla prossima, ciao!